Di open data, parliamo di riuso dei dati, lo facciamo all'interno di un contesto specifico, quello del contest promosso e organizzato dalla Regione Sardegna sul riuso dei propri dati esposti in formato aperto. Quindi proveremo nell'introduzione di questo seminario a dare un minimo di contesto rispetto a queste iniziative, rispetto a questi webinar che in qualche modo ce li siamo immaginati come percorso di accompagnamento. Tutte le persone che si sono lasciate incuriosire dalla possibilità di partecipare al contest, di proporre idee che riusando dati aperti in generale, in particolare i dati della Regione Sardegna, vogliono provare, come dire, a partecipare a questa competizione assolutamente sportiva e molto poco competitiva. Insomma, l'idea è quella di ragionare insieme su come i dati possono essere utilizzati. Come vi dicevo, oggi proviamo a ragionare insieme sui dati della Regione Sardegna e proviamo a vedere come questi dati possono essere utilizzati. L'idea è di parlare innanzitutto del contest e poi di guardare a due delle categorie su cui è strutturato il contest. In realtà sono quattro in tutto, però le quattro precedenti le abbiamo già viste la scorsa settimana. Oggi in particolare parliamo di applicazioni che riusano dati aperti, applicazioni che possono essere smartphone piuttosto che applicazioni desk, insomma qualunque applicazione informatica che facendo base sui dati esposti in formato aperto genera servizi per gli utenti. E allo stesso modo proviamo a guardare i casi di riuso e gli strumenti che ci aiutano a riusare i dati geografici, cioè quei dati che sono georeferenziati che anche da recenti ricerche fatte a livello nazionale e internazionale ci dicono che i dati georeferenziati, cioè quei dati che possono essere collocati in un punto nello spazio grazie a delle coordinate, hanno un valore più, cioè vengono percepiti con un valore maggiore, quindi sono, più dovrebbero essere strutturalmente più facili, più semplici da riutilizzare o quantomeno dovrebbero avere un valore più grande proprio in virtù della loro georeferenziazione. Ne ragionavamo con i relatori e con lo staff che promuove questo webinar di oggi prima dell'inizio, che siete parecchi, insomma quantomeno ci sono 200, quasi 250 iscritti, una cosa che ci fa piacere, ci fa capire che c'è un interesse intorno al tema. Ci auguriamo che molti di voi siano arrivati qui incuriositi dal tema dei dati aperti, ma anche volenterosi di partecipare al contest promosso dalla Regione Sardegna. Ci farebbe piacere che arrivassero molte proposte. Fra l'altro, ripeto, abbiamo varie categorie, quindi è una cosa su cui si può ragionare insieme, su come potersi candidare. Ne approfitto anche per dirvi che sul sito del contest, che vi linko subito, ecco qui, trovate tutti i riferimenti nel caso siate incuriositi dal contest e volete capire un po' meglio come fare a partecipare. Noi siamo qui e siamo pronti a darvi qualunque risposta. Come vi dicevo, il contest nasce nell'ambito di un progetto più ampio che si chiama Open RAS e che riguarda la valorizzazione del patrimonio informativo reso disponibile dalla Regione Sardegna in formato aperto. Noi, io e le persone che hanno organizzato il webinar di oggi lavoriamo per il Farmez che ha supportato la Regione Sardegna in questo percorso di valorizzazione dei propri dati. Quello che vedete proiettato in questa slide e che vi linko subito, sì, quello qui, è il portale dei dati aperti, il Data Store della Regione Sardegna, dove trovate tutti i dati esposti dall'ente regionale in formato aperto e ve ne parlo soprattutto perché uno dei vincoli imposti dal contest è che qualunque applicazione che viene candidata come proposta di riuso dei dati, quindi viene gareggia nel contest per arrivare a vincere un premio, deve al suo interno riusare almeno uno dei dataset esposti dalla Regione Sardegna. Per il resto, invece, massima apertura al riutilizzo di qualunque altro dato in formato aperto, anche proveniente da altre fonti. Vi volevo dire che sul sito della Regione Sardegna trovate questa pagina che vi linko anche in questo caso, dove potete avere un po' di informazioni in più rispetto al contest e in particolare nella piattaforma che vi ho linkato prima trovate tutto quello che vi serve per partecipare, quindi una home, un'ipotesi di proposta dove più o meno dovrebbe darvi un'idea di come
dovrebbe essere strutturata una proposta finale. Ci vedete la mia faccia e il mio nome e tra parentesi esempio le spiagge della Sardegna, che è un'applicazione assolutamente immaginaria che abbiamo postato lì giusto per darvi un'idea di come potrebbe venire alla fine. Qui ci sono ovviamente il regolamento, la giuria e i premi che possono essere vinti partecipando al contest, una sezione dedicata alle FAQ, sono le domande che sono arrivate finora, che stiamo provando ad alimentare di volta in volta, e poi vedete una sezione specifica dedicata ai webinar. Ve lo accennavo all'inizio di questo seminario. Abbiamo provato a immaginare questo percorso che inizia con la pubblicazione del bando del contest e che poi continua fino alla sua conclusione. Per promuoverlo, per accompagnarlo, per dare un minimo di idea un po' più specifica su che cosa ci si aspetti dal riuso dei dati aperti nell'ambito di questo contest, abbiamo provato a fare dei webinar di avvicinamento, se volete, dei webinar di promozione e di divulgazione sul contest in generale. In particolare, poi abbiamo visto un po' meglio di che cosa si tratta, cosa sono i dati aperti, abbiamo fatto un webinar assolutamente divulgativo sul tema. E invece la scorsa settimana, grazie all'aiuto di Riccardo Saporiti, che vedete in questa slide, abbiamo provato a approfondire due delle categorie del contest, cioè la rappresentazione visuale dei dati e gli articoli di Data Driven Journalism. Riccardo Saporiti è un giornalista che lavora per varie testate italiane, tra cui Wired e Il Sole 24 Ore, e ci ha un po' spiegato che cosa fa di mestiere, ci ha un po' spiegato come si può sviluppare un articolo di giornale basato sui dati, in particolare sui dati aperti. Come facciamo di solito, a prescindere dal fatto che siano webinar legati al contest, ma in generale tutti i webinar che proponiamo come formats, sulla piattaforma 20PA, che è la stessa su cui vi siete iscritti per questo webinar, il webinar della scorsa settimana lo trovate pubblicato in maniera integrale, trovate le slide utilizzate dai relatori durante il seminario, quindi nel caso ve lo foste perso, nel caso volete sapere un po' di più, un po' meglio di che cosa si tratta, cosa tratta il data journalism e la data visualization, lì su questa pagina di 20PA trovate tutte le informazioni utili. Ne approfitto per fare un piccolo passaggio indietro e dirvi che non ce lo siamo certo inventati noi questa cosa del contest a promozione dei dati aperti, è una sorta di tradizione che ha più o meno caratterizzato tutte le pubbliche amministrazioni che hanno esposto dati in formato aperto alla fine del percorso di valorizzazione dei dati hanno promosso un contest molto simile a quello, un concorso di idee, che fra l'altro è un'idea mutuata dall'architettura, anche le opere pubbliche più o meno si svolgono, anche l'assegnazione dei vincitori dei progetti delle opere pubbliche funziona allo stesso modo, cioè soggetti diversi propongono un'idea e una giuria dedicata premia quella che meglio ha saputo interpretare le richieste che arrivavano dal bando. Storicamente l'America ha una grande tradizione di contest legati ai dati aperti della pubblica amministrazione. Vedo che stanno arrivando delle domande in chat, le raccogliamo e poi magari proviamo a rispondere, provo a darci una letta alla fine dell'intervento. Vi dicevo che stanno arrivando, cioè che è una tradizione quella dei contest legati ai dati aperti. L'America ne ha uno fatto veramente molto bene, si chiama challenge.gov, è in sostanza un contest permanente, cioè il governo centrale mette a disposizione una piattaforma dove tutte le pubbliche amministrazioni che hanno esposto dati fanno delle richieste a sviluppatori e quindi gli sviluppatori possono presidiare questa piattaforma e vedere, a seconda di quelle che sono le proprie professionalità, la propria creatività, vedere quali sono le varie challenge, le varie sfide proposte dalle pubbliche amministrazioni americane e quindi possono interagire. C'è un contest che secondo me è uno dei più carini a livello internazionale, che è quello della città di New York, che si chiama New York Big Apps, e gioca proprio sull'idea di government as a platform, che è proprio del governo aperto, cioè da un lato la pubblica amministrazione, in questo caso la città di New York, ci mette al centro i dati, da un lato poi organizza come dei focus group, dove da un lato ci sono i cittadini che espongono le proprie necessità sui servizi che possono essere sviluppati a partire dai dati esposti dalla città di New York, e dall'altro lato del tavolo siedono gli sviluppatori che in qualche maniera, avendo delle domande specifiche,
specifiche a cui rispondere possono generare applicazioni più utili per gli utenti finali. È una cosa fatta molto bene, è una cosa ormai è una tradizione storica, credo che siano quasi 5-6 anni che va avanti questo contest, ed è una cosa fatta molto bene. Ve lo dico anche perché ci sono delle gallerie, ci sono delle schede che raccolgono le varie applicazioni presentate nel corso degli anni e magari possono essere un buono spunto per chi volesse candidarsi al contest per avere un minimo di idea di come po possono essere utilizzati i dati esposti da una pubblica amministrazione. Il Piemonte ha fatto un contest molto carino qualche anno fa, si chiamava Piemonte Visual Contest, in questo caso era molto orientato alla visualizzazione dei dati, che qui vi consiglio di darci uno sguardo perché le proposte arrivate sono veramente molto interessanti. La città di Lecce ha fatto un contest l'anno scorso che è andato molto bene, credo abbia ricevuto una trentina o una quarantina di candidature, peraltro le due o tre che hanno vinto sono veramente molto molto belle, quindi vi consiglio anche qui di provare a darci uno sguardo sul sito, sul portale open data del Comune di Lecce, trovate tutte le informazioni. Noi abbiamo quattro categorie, lo ripeto ancora una volta prima di passare la parola ai relatori che arriveranno dopo di me. Le prime due categorie dedicate al data journalism e alla data visualization, l'abbiamo visto nel webinar con Riccardo Tarburiti della scorsa settimana. Oggi proviamo a guardare un po' più da vicino le applicazioni che riusano dati aperti, applicazioni smartphone, desk o tablet, e il riuso dei dati geografici, ancora una volta rielaborati in forma di applicazione. Detto questo, io credo di avervi più o meno detto tutto, di aver esaurito il tempo a mia disposizione. Passerei la parola ad Andrea, a cui chiederei di aprire il suo microfono. Scusatemi, gaffe mia, in realtà l'intervento dopo il mio è quello di Marcello Verona. Andrea è il terzo intervento di oggi. Marcello, se ci sei, Buongiorno. puoi aprire webcam e microfono. Ciao Marcello, ben arrivato. A questo punto Buongiorno a tutti, sono Marcello Verona. Oggi faremo insieme una carrellata su quelle che sono le applicazioni che riutilizzano l'open data, o meglio, alcune delle categorie possibili di queste applicazioni. In realtà, fare una disamina completa del tema è molto complesso perché sono veramente tante, e vedremo poi che soltanto alcune utilizzano Open Data come unica fonte. Infatti, per fare una prima analisi, quello che vorrei mostrarvi è quello che viene chiamato la data value chain dell'open data. Questa praticamente è la catena del valore di cui tanto si parla, attraverso la quale viene in qualche modo trasformato il dato grezzo che si diceva appunto risiedere negli archivi dei computer delle pubbliche amministrazioni prima che venisse poi pubblicato, ripulito e messo a disposizione con una licenza aperta. Insomma, cosa succede da questo dato fino alla realizzazione di servizi che creano un valore aggiunto. Quindi, questo ve lo propongo a titolo di introduzione, a quello che è poi una carrellata di quelle che sono alcune possibili applicazioni. Il mio intervento sarà un intervento informativo, un intervento generale, ma con una particolare attenzione agli sviluppatori. Infatti, quello che mi piacerebbe è che gli sviluppatori, da voi in ascolto, potessero avere qualche stimolo, qualche spunto, qualche idea, qualche riflessione in più alla fine del webinar. Tutti i casi che riportiamo poi saranno presenti in una breve bibliografia, anzi più che altro linkografia, alla fine delle slide. E se poi qualcuno, se ne fosse dimenticata qualcuna, non c'è problema, la recuperiamo facilmente. Bene, data value chain. Data value chain si parte dalla prima, la prima parte è la creazione del dato. La creazione del dato è il punto zero ed è realizzata dai cosiddetti suppliers. E suppliers sono i generatori, i fornitori, i creatori di dati. Per la maggior parte dei casi stiamo parlando della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è il più grande realizzatore di dati pubblici, con qualche eccezione. Infatti stiamo iniziando a vedere alcune
grosse aziende, soprattutto aziende che si occupano di utility, come aziende elettriche, aziende di beni pubblici tendenzialmente, le aziende che gestiscono acqua, gas, eccetera, che in molti stati europei stanno iniziando a rilasciare dataset come fossero delle aziende private, delle organizzazioni private, scusate, delle organizzazioni pubbliche. Marcello riesce ad avvicinare un po' il microfono, pare che non si senta bene. Avvertitemi se questo si sta risolvendo così oppure se devo ulteriormente, così meglio, leggo bene. Scusate. Quindi si parlava di aziende No, va private. meglio, va meglio, Marcello. Ok, grazie. Aziende private che iniziano a rilasciare dataset come fossero enti pubblici. Questo sta iniziando a diventare anche un obbligatorio da parte di alcuni stati come la Francia. E in Italia non abbiamo ancora questo, tuttavia stiamo iniziando a vedere i primi casi. Quindi c'è una prima creazione di dati, una validazione di questi dati. Poi ci sono coloro che lavorano sull'aggregazione di questi dati. Ci sono poi delle realtà che fanno analisi dei dati e sviluppo e creazione di prodotti e di servizi ulteriori. Questi sono fondamentalmente quelli che vengono chiamati developers o enrichers, arricchitori. Infatti, da qui andiamo ai ruoli delle imprese e ai modelli di business legati all'open data. Da una parte abbiamo i suppliers, cioè i fornitori. Quelli che ci interessano oggi sono fondamentalmente gli sviluppatori e gli arricchitori. Gli sviluppatori sono coloro che utilizzano dei dataset esistenti per produrre delle applicazioni. Possono essere delle applicazioni di uso, diciamo, personale, per esempio per la mobilità, oppure possono essere dei servizi, alle pubbliche amministrazioni stesse. Abbiamo poi gli arricchitori, che sono invece coloro che non utilizzano soltanto dati pubblici, ma li integrano e ne mettono diversi insieme all'interno di servizi più ampi. Tendenzialmente sono grosse società, o comunque si tratta di soggetti più strutturati, mentre gli sviluppatori possono essere dei singoli che fanno la creazione e la manutenzione di una singola applicazione. Coloro che vengono chiamati enrichers sono tendenzialmente delle grosse aziende o comunque nascono magari anche piccole, ma poi tramite finanziamenti e una serie di altri passaggi diventano tendenzialmente grosse aziende. Sono i maggiori creatori di valore aggiunto nell'open data. Vediamo alcune carrellate su quelle che sono le applicazioni possibili e dove trovarle. Allora, uno dei modi più facili per trovare applicazioni realizzate da questi due soggetti, dagli sviluppatori o dagli enrichers, dagli arricchitori, usiamo la parola in italiano, sono gli stessi siti di Open Data. Per esempio, DataGov UK, uno dei più importanti siti mondiali, che è il sito dei dati aperti inglese, un sito che ha fatto scuola in Europa, ha una sua sezione applicazioni. Potete fare delle ricerche per categoria, quindi legate a trasporti, società, salute, finanza e così via, o per settore, private sector, public sector, terzo settore e così via. Lo stesso tipo di servizio lo offre il sito americano, DataGov, che anch'esso ha una sezione in rilievo sulle applicazioni. Queste sono delle fonti grandissime di stimoli. Farsi un giro su queste applicazioni vale più di tanti corsi, a mio parere. Potete vedere degli utilizzi interessantissimi di dataset con anche il riferimento preciso a quelli che sono i dataset sorgente che vengono utilizzati. Per esempio, DataGov propone in questa schermata una serie di applicazioni che in questo caso sono in parte, diciamo, da far risalire rispetto al modello che abbiamo visto prima agli sviluppatori, in parte alle aziende arricchitrici di dati. Per esempio, uno degli esempi più interessanti qua è Climate Field,
Field View, che è un sito e un servizio per desktop, tablet e mobile, che si occupa fondamentalmente di agricoltura. Si parte da quelli che sono i dati del governo americano sui suoli, su cui poi sono stati fatti un ulteriore lavoro di sovrapposizione di immagini di altissima qualità prese da satelliti, in parte gratuite, in parte pubbliche, in parte private. E su questo è stato messo su un tool a supporto degli agricoltori. Considerate che gli agricoltori americani spesso hanno a che fare con estensioni gigantesche di terra, è un altro mestiere rispetto al contadino che possiamo pensare in Italia tendenzialmente. E in questo caso c'è anche da dire che il punto di partenza è una straordinaria quantità di dati che purtroppo allo stato attuale noi non abbiamo, per cui i dati su cui si appoggia questa applicazione sono 60 anni di dati dei suoli statunitensi. Esiste però comunque qualcosa di simile anche nei dataset della regione Sardegna, sono i dataset prodotti dall'Agris, con cui ho avuto anche una collaborazione, e di per sé può essere interessante dargli uno sguardo. C'è poi un'applicazione come Zillow. Zillow è sempre un research, cioè in pratica. L'idea qual è? È mettere insieme cose diverse. Per cui in questo caso è stato messo insieme un sistema di ricerca di case da acquistare con degli altri dati, in questo caso i dati sulle scuole. Per esempio qua Zillow propone una ricerca di case da affittare, una ricerca di case da acquistare, ma propone tutta una serie di altri layer sulla sua interfaccia, per cui per esempio non solo fa vedere dove sono le scuole, perché questo lo fa vedere anche Google Maps, ma vi fa vedere anche quello che è il rating delle scuole, dati tratti da altri servizi. Questo mettere insieme le cose crea quel punto, quell'arricchimento che genera un nuovo valore. Sempre su questa falsa riga c'è CityMapper. CityMapper è un caso molto interessante che vi suggerisco. Parte anche questo da dati aperti statunitensi, ma poi si sgancia, per cui ad esempio c'è anche i dati di Roma. È un'applicazione di mobilità. Vi suggerisco di dargli un'occhiata. È molto interessante anche l'applicazione mobile. Hanno fatto un'applicazione centrata sull'utente, dove fondamentalmente quello che importa è l'utente nella città. Non mi interessa, il focus non è sulla città, ma su di me, su me che sono là da qualche parte, devo fare qualche cosa, quindi andare da qualche parte e capire come. Per cui, per esempio, mi propone una serie di alternative, aggiunge anche dati sulle calorie che spendo andando in bicicletta, andando a piedi, andando con Uber, cioè niente in pratica, andando con Uber. Scusate. Ed è un'applicazione che ha vinto tantissimi premi. Questa applicazione mi permette anche di raccontarvi un dettaglio che mi piace, cioè la creazione di un'applicazione come questa è nata da un bisogno individuale, da un bisogno personale. Lo sviluppatore voleva per sé crearsi un'applicazione che corrispondesse ai propri bisogni. Ecco, questo è un tema che ritorna molto spesso quando sentiamo degli aneddoti legati alle applicazioni di successo. Spesso quando si deve creare un'applicazione, è meglio pensare cosa mi serve veramente o cosa serve a un'altra persona. Per esempio, è famoso il caso di eBay, dove il fondatore si dice, almeno la leggenda di eBay dice, che avesse creato eBay per far trovare degli sparacaramelle da collezione alla fidanzata. Era molto difficile trovare al tempo. Considerate che eBay è nato negli anni fine anni 90, se ricordo bene, uno dei primi grossi siti che è rimasto tutt'oggi presente online. Quindi è molto importante pensare prima di tutto alle esigenze personali. Questo lo dico soprattutto a favore di coloro che fanno sviluppo. Un altro modo di fare applicazioni è quella di prendere tutta una serie di dati e metterci su un'intelligenza, metterci su ragionamenti, ad esempio creare degli indicatori.
Gli indicatori possono essere, per esempio, un esempio può essere questo, bankrank.org, un sito che fa il ranking delle banche. Qui vengono prese tutta una serie di informazioni, tutta una serie di dati, e vengono poi messi insieme per generare degli indicatori di massima. Un altro caso molto interessante di questo è l'indice di produttività parlamentare, che è uno degli algoritmi utilizzati da OpenPolis, un'azienda italiana che probabilmente molti di voi conosceranno, che si occupa di lavorare sui dati, della politica. L'indice di produttività parlamentare è un indicatore di sintesi dato da tutta una serie di variabili di dati pubblici, che però appunto ci permette di passare dal dato all'informazione. È un'aggregazione di tutta una serie di elementi che alla fine possono permettere al cittadino di seguire e di capire meglio quello che sta succedendo in Parlamento. Sempre stando su questa falsariga, questa della logica della politica e del sociale, vi presento quest'altra applicazione, che è un'applicazione francese, che è Fluicity, che tendenzialmente funziona un po' su tutte le piattaforme, questa è la versione mobile, ma in realtà c'è anche una versione desktop, che è un'applicazione di facilitazione di relazione politica tra i rappresentanti politici che decidono di usarla, decidono di utilizzarla, e i cittadini. Attraverso questo è possibile avere tutta una serie di elementi legati a avvenimenti, attualità, sondaggi. C'è una messaggeria privata direttamente con il rappresentante politico e ci sono le idee dei cittadini. Quindi è possibile anche fare un lavoro di partecipazione. Naturalmente poi dipende dal singolo politico capire quanto questa venga realmente realizzata e venga realmente fatta non soltanto in modo formale, ma anche in modo sostanziale. Tutti questi che vi sto raccontando sono cosiddetti arricchitori, cioè non parlano, utilizzano dati pubblici, ma non sono soltanto basati su dati pubblici. Per andare un po' più su cose semplici, perché diciamo che arricchitori non si nasce, si diventa. Partire quindi come sviluppatori, per poi magari arrivare a qualcosa di più grande, può essere fatto. Ad esempio, partendo da un classico, dai dati delle biciclette, i dati del bike sharing. Esistono, e questa è una pagina di GitHub che ne pubblica tanti, esistono delle fonti pubbliche un po' in tutto il mondo a cui ci si può agganciare per poter prendere i dati in tempo reale delle postazioni delle biciclette. Questo è un esercizio che io suggerisco soprattutto agli sviluppatori più giovani che hanno magari anche più tempo, sviluppare un'applicazione basata sui dati in tempo reale delle postazioni delle biciclette è molto interessante. Di queste applicazioni ce ne sono una quantità enorme, basta andare sull'Apple Store o sul Play Store di Google per rendersi conto di quante ce ne sono e con quanta frequenza ne nascono di nuove. È piuttosto semplice recuperare i dati, solitamente basta un API. Ad esempio, questa qua, questi sono i dati della città di Parigi, dove sono presenti tutte le stazioni con i dati abbastanza chiari in JSON. Sono qua presenti quindi tendenzialmente sempre le stesse informazioni, cioè la latitudine e longitudine del punto dove. Della postazione, il numero della postazione, un numero di posti disponibili e il numero di posti totali. Questo permette poi di sviluppare queste applicazioni di bike sharing che tendenzialmente sono molto utili. Il modello di business di queste applicazioni è tendenzialmente l'acquisto o al massimo la pubblicità. Ma ripeto, sono delle applicazioni che tendenzialmente possono essere molto interessanti anche dal punto di vista didattico. Infine, per andare sempre su applicazioni, vi racconto il caso di un'applicazione che ho fatto io, ormai un bel po' di tempo fa, e di cui ho già parlato diverse volte, che è questa, Mappe Elettorali, ormai anche un po' anzianotta come applicazione. È nata nel 2011 ed è un'applicazione che permette di vedere la distribuzione del voto su una mappa.
Quindi questa applicazione sto un po' sforando nel campo di Andrea Zeda, ma temo che sia necessario, nel senso che comunque uno degli arricchimenti possibili dei dati in realtà è la parte geografica, e poi mi piace pensare che gli sto dando un assist più che un'invasione di campo, speriamo sia così. Detto questo, mappaelettorali.it nasce, come si diceva, proprio con una necessità personale. È nata con le elezioni del 2011. Io sono cresciuto a Cagliari, sono nato a Cagliari ed ero a Cagliari in quel periodo e stavo seguendo con attenzione le elezioni. Si parlava quindi di distribuzione del voto e si parlava di alcuni quartieri dove questo voto sarebbe stato polarizzato in un certo modo. Allora sono andato là a vedere un po' se le cose stavano veramente così. Ho preso quindi i risultati, sezione per sezione, li ho spalmati sulle strade della città. A questo punto, quindi sono andato a vedere come stavano le cose, se veramente c'erano dei quartieri, dove veniva creata una polarizzazione. Ed effettivamente sì, era così, anche se non proprio, come dicevano i mezzi di informazione, erano un po' diverse le cose. Questo primo esperimento è stato fatto, con uno strumento che si chiama Google Fusion Tables, che era uno strumento, ormai è mezzo abbandonato, ma comunque è uno strumento super interessante di Google, su cui Google non ha investito moltissimo. Per esempio, non ha mai pubblicizzato più di tanto, le API sono le stesse più o meno dal 2011, e quindi a un certo punto è diventato anche un po' obsoleto. Mi sono quindi spostato su il più noto e utilizzato Carto, che è uscito decisamente da poco, e questo strumento è stato poi utilizzato da Sky TG24 per mostrare i dati delle elezioni. Quindi è diventato da un'applicazione, diciamo, di uso personale, è diventato uno strumento di data journalism a favore della redazione di Sky TG24, con cui ho una relazione e con cui periodicamente si rifanno queste mappe. L'applicazione ha vinto anche alcuni premi, aveva vinto anche il premio di visualizzazione di Apps for Italy a suo tempo. Però non c'è mai stato, diciamo, un investimento ulteriore per fare quel lavoro di arricchimento che avrebbe potuto permettere di fare ulteriori operazioni. Per esempio, la sovrapposizione di dati socio-economici. Questa è una delle prime cose che si pensava di fare. Poi per una cosa e l'altra, la cosa non è mai andata più di tanto in porto. Ora, per entrare un po' più nei dettagli e quindi aprire poi la strada sul discorso della visualizzazione dei dati geografici, vi mostro praticamente. Quindi queste mappe sono state realizzate, le ultime mappe sono state realizzate con Carto e utilizzano diversi criteri anche di visualizzazione. Si è passati dalla polarizzazione, che a volte continua a esserci, come nel caso di Torino. Ma questo è perché il ballottaggio, quindi esistono soltanto due fazioni, quindi solo due colori, ha una situazione un po' più, una rappresentazione un po' diversa dei dati, come in questo caso, dove siamo passati a una visualizzazione, con dei gradienti di colore che rappresentano in qualche modo anche l'intensità del voto, nelle singole sezioni. E questa è una schermata dei dati grezzi di come vengono gestiti all'interno di CartoDB, che è un'applicazione molto interessante, che è sicuramente un tool molto facile, molto immediato da utilizzare, con qualche limitazione. Io litigo a volte con questo, anche con gli sviluppatori di CartoDB, però diciamo che è un tool decisamente di alto livello. Ecco, volevo dare un ultimo suggerimento. Una cosa che a me piace molto è nell'applicazione il colophon. A volte la faccio, a volte non faccio in tempo a farla, manco io, me ne dimentico, eccetera, però è una buona pratica e la suggerisco a tutti. Quando si fa un'applicazione, soprattutto se è basata su dati aperti, fare il colophon è molto carino. Cos'è il colophon? Il colophon è ovviamente mutuato dall'editoria classica. È una pagina dove vengono raccontate
racconta cosa c'è dietro le quinte, chi ha fatto cosa, cosa è stato utilizzato, dove è stato fatto e in questo caso nelle applicazioni quali fonti sono state utilizzate e quali applicativi, librerie, eccetera, vengono utilizzate. È un buon lavoro, è un buon segno di sostenibilità, nel senso che così come chi ha creato un'applicazione ha utilizzato dei dati aperti, sta restituendo dell'intelligenza, sta restituendo del valore alla community che ha fatto in modo che questi dati aperti esistessero. Infine, qui c'è una piccola bibliografia a cui vi rimando, dove ci sono citate un po' le cose di cui ho parlato, partendo dalla divisione che mi sono dimenticato di dire all'inizio, tra enrichers, developer, suppliers, che è una divisione proposta dalla World Bank, e qui c'è l'articolo che ne parla, i vari casi visti insieme. Resto disponibile per eventuali domande, mi sa che il mio tempo è concluso. Sei stato precisissimo, Marcello, sei riuscito a chiudere esattamente nell'istante, nel tempo. Però io soprattutto, prima di tutto il resto, volevo farti notare che Marco Pisano è il tuo compagno di liceo, probabilmente. Non so se te lo ricordi, eravate a scuola insieme al Michelangelo di Cagliari, suppongo. Sì, nel Michelangelo di Cagliari. Grazie mille, sei stato chiarissimo. L'idea, ripeto, per riagganciare il racconto di Marcello alla ragione con cui sono nati questi webinar, è fondamentalmente questo che si può fare con i dati aperti, cioè partendo, gli ultimi esempi sull'esposizione cartografica dei dati mi sembrano quelli che meglio di tutti gli altri, anche in maniera più immediata, spiegano qual è il risultato che ci si può aspettare da un contesto di dati aperti. Marcello in quel caso ha preso delle informazioni in formato tabellare, esattamente così come devono essere i formati aperti, formati di dati aperti, e gli ha dato in pasto un'applicazione che in qualche modo ha ripreso quelle informazioni e ha dato una nuova lettura. Uno delle caratteristiche, uno degli esiti che ci si aspetta dal contest Open Data Sardegna è esattamente questo, cioè qualcuno di voi magari, che riprendendo i dati esposti dalla regione, miscelandoli, mixandoli, facendo quella roba che gli sviluppatori come Marcello sono soliti chiamare mashup, cioè prendere informazioni da fonti diverse e rielaborarle in un unico database, e poi la restituzione finale, attraverso la restituzione finale di queste informazioni vengono arricchite fino a generare nuovo valore. Grazie mille Marcello, io a questo punto chiederei a Andrea di aprire il suo microfono e la sua webcam, così passiamo al terzo intervento di oggi, se io lo considererei un Ciao a assaggio. tutti. Andrea, ancora una volta grazie di essere qui, ti lascio la parola, grazie Marcello, ci vediamo a conclusione dell'intervento di Andrea. Ciao a tutti. Allora, io sono Andrea Zedda, io volevo introdurre una lezione per quanto riguarda gli strumenti e i casi d'uso per i dati geografici. Ovviamente, quando lavoriamo con i dati geografici, stiamo lavorando con i cosiddetti geodati. Che cosa sono i geodati? Sono delle informazioni, dei dati che semplicemente sono disposti nello spazio attraverso un sistema di coordinate, che sono latitudine e longitudine. Quindi sono dei dati normalissimi, come potrebbero essere i dati delle scuole. Voi immaginate un elenco di dati delle scuole. Mettiamo i dati delle scuole superiori della Sardegna, prima avevamo citato Michelangelo, eccetera, eccetera. Abbiamo un listone di scuole. Lì abbiamo dei dati normali, quindi abbiamo nome della scuola, indirizzo, numero di studenti, numero di insegnanti, eccetera, eccetera. Se però noi aggiungiamo o comunque riusciamo a trovare dei dati che hanno una georeferenziazione, abbiamo i cosiddetti geodati. E quindi in che cosa si differiscono dai dati normali?
I geodati sono appunto un po' più complicati perché hanno in più l'informazione geografica. Quindi in questo schemino vedete che i geodati sono formati da una parte dai dati e quindi su quello penso non ci siano problemi, sono i dati normalissimi. Dall'altra parte abbiamo diciamo, le modalità attraverso le quali abbiamo questi dati che possono essere delle geometrie. Oppure delle matrici di puntini, di pixel, voi pensate un po' alle mappe meteo, no? Che fanno vedere questi nuvoloni di dati che fanno vedere l'alta pressione, la bassa pressione, le probabilità di precipitazione, eccetera, eccetera. Quelli si chiamano raster e sono formati da un insieme di pixel. E poi il CRS, che sarebbe il sistema di coordinate attraverso le quali questi dati sono disposti nel nostro modello spaziale. Adesso dico queste parole, sono un po' complicate, però in realtà sono concetti che si possono anche rivedere più tardi. Io prima ho parlato appunto di geometrie. Le geometrie le abbiamo quando abbiamo i nostri dati, geodati, in formato vettoriale e quindi abbiamo dei dati che sono composti o da punti o da linee o da poligoni. Voi immaginate, i punti sono molto utili per avere i dati su dei luoghi, su dei oggetti molto piccoli posti in una mappa, pensate, non so, ai cestini della spazzatura o altre cose simili. Come detto prima, anche i nomi delle città, quelli possono essere dei punti. Possiamo avere anche delle linee, quindi rappresentare delle strade, rappresentare dei fiumi, dei confini aperti, e si può fare tramite le linee. Stessa cosa i poligoni che servono per rappresentare delle aree, che siano aree effettive, come non so, il perimetro di un edificio oppure dei limiti amministrativi, pensate appunto ai confini comunali, confini regionali, eccetera, eccetera. Mentre prima vi ho parlato di raster, i raster appunto hanno un sistema un po' diverso dove tutti i dati che noi rappresentiamo su una mappa sono formati invece da piccoli pixel. Ogni pixel equivale a un valore di un dato. Se voi immaginate una mappa, non so, su appunto ho detto prima la mappa meteo sul militare registrato in un'area, avrete queste nuvolette di pixel colorate in base all'intensità del valore. Queste robe le vediamo un po' più tardi comunque. Volevo infine parlarvi del sistema di coordinate, che è una concezione un po' più complicata da comprendere, però diciamo che vi serve solo per capire che questo CRS lo potete trovare in tante modalità, cioè lo standard più o meno più diffuso è il QGIS84, ma ci sono tantissimi diversi standard perché il CRS è semplicemente diciamo, la composizione digitale matematica della forma del geoide terrestre. Voi sapete che la Terra non è una sfera perfetta, ma è un geoide e non è neanche un geoide perfetto geometricamente perché la Terra ha i suoi dislivelli, quindi ha le montagne, le depressioni, come vedete in questa immagine a sinistra, e quindi per ricreare un modello su mappa digitale o non digitale è necessario comporre questo perimetro. E ogni, diciamo, ogni stato, ogni città definisce questo perimetro in base alla posizione che ha nella Terra e quindi in base alla definizione ottimale di questa misura, che cambia, purtroppo la Terra non è perfetta, appunto, cambia da punto a punto. Voi adesso su questo non vi dilungate troppo, però pensate che può cambiare tantissimo. Cioè un errore sul CRS vi potrebbe prendere i vostri dati e metterli in
che adesso è in un'altra posizione della Terra, quindi magari i dati della Sardegna ve li ritrovate in Spagna, cosa che può capitare, quello perché è quando caricate i file geografici in un software dovete andare a vedere dove state scaricando i dati, vedere nei metadati il CRS, quindi dovete inserire quel CRS che trovate nei metadati, nel caso non sia già integrato all'interno del file. Per quanto riguarda i file attraverso i quali trovate i geodati, ci sono diverse tipologie di file. Ci sono i più diffusi, anche i più vecchi, sono i cosiddetti shapefile, che sono dei file formati da 5-6 insiemi di file. Questo perché? Perché nella concezione più vecchia si dividevano queste informazioni dei geodati, che adesso vi faccio rivedere, appunto, questo dati. Le geometrie, la proiezione, eccetera, eccetera, in diversi file. Quindi questi shapefile, che sono anche i file più diffusi, li potrete trovare molto spesso anche in formato zip, quindi in formato zippato, in modo da poter scaricare un solo file e poi unzipparlo in una vostra cartella. Per quanto riguarda invece le mappe, adesso questa mi è venuta un po' schiacciata, però quando invece voi andate a rappresentare questi geodati in delle mappe, tenete conto che esistono delle mappe, cioè due concezioni diverse di mappe. Esistono le mappe, diciamo, utilizzate per orientarci, per darci un'utilità immediata diciamo, sulle cose che facciamo. Quindi Marcello prima ha spiegato, vi ha descritto l'esistenza di varie applicazioni che utilizzano le mappe per restituirci dietro un servizio specifico. Però esistono anche delle mappe, le cosiddette mappe tematiche, che permettono invece di dare una visione d'insieme di un fenomeno, di raccontare e disegnare un fenomeno per analizzare magari delle informazioni che non riusciamo a ottenere direttamente interrogando i singoli dati. Quindi tenete conto anche di questo quando andate a vedere le mappe. Però appunto, prima vi ho parlato di diverse modalità di scaricamento dei dati, ma dove scaricare questi dati geodati, questi dati geografici? Qua mi è venuta un po' tagliata, credo, la slide, manca la prima lettera di ogni lista. Allora, possiamo dire che oltre il sito appunto della regione di Open Data Sardegna, ci sono altri siti attraverso i quali trovare questi dati geografici. In realtà io ne ho elencati pochissimi, sono veramente tanti. Dal portale nazionale dati.gov.it, dove è anche un portale federato, troverete anche i dati della regione Sardegna. Siti più specifici come questo Natural Health Data. Io vi dico anche la prima lettera, Natural Health Data. È un portale invece più dedicato ai file cartografici per quanto riguarda tutto il mondo, quindi troverete le foreste europee, asiatiche, i corsi d'acqua di ogni posto del mondo, molto interessante. OpenStreetMap.org, io adesso non vi parlo nel dettaglio di OpenStreetMap, ma sappiate che OpenStreetMap è una mappa creata dagli utenti, così come Wikipedia è un'enciclopedia creata dagli utenti, OpenStreetMap è una mappa creata da tutti gli utenti che in questo modo inseriscono qualunque informazione all'interno di essa. Ci sono i vari geoportali nazionali. E c'è la cartografia dell'Istat, che è molto ricca, soprattutto per quanto riguarda i dati sui limiti amministrativi, sui dati sulla popolazione e fenomeni economici. Per quanto riguarda OpenStreetMap, come detto, essendo diciamo una piattaforma con dati inseriti dagli utenti, è possibile estrarre l'intero patrimonio informativo contenuto in esso. Ed è un patrimonio informativo veramente enorme. È molto vario, troverete qualunque cosa all'interno di OpenStreetMap, troverete tutti i nomi delle strade, tutti i numeri civici, tutti i cassoni, non tutti, molti
cassonetti e altri elementi inseriti dagli utenti. Quindi fatemi un giro anche in questo invece sito che dà degli estratti, quindi ci permette di estrarre i dati dalle singole regioni. C'è anche una sezione solo per la Sardegna dove potete scaricarvi tutti i dati di OpenStreetMap per quanto riguarda la Sardegna. Poi adesso velocemente volevo un po' passare ai casi d'uso, cioè diciamo il riutilizzo dei dati geografici in qualcosa di utile per la collettività. Una molto semplice, che però aveva colpito molto al tempo, era una mappa del rischio alluvionale per quanto riguarda Genova. Quando c'era stata un paio di anni fa l'alluvione a Genova, erano stati ripresi i dati del geoportale e inseriti semplicemente su uno strato sopra una mappa. In questo modo i cittadini di Genova potevano vedere se stavano in quel momento in una zona a rischio alto di alluvione o a basso rischio. Su questa scia ci sono creati diversi altri esempi. Ad esempio, Data Ninja aveva creato questa mappa del dissesto doloso in Italia, per cui comune per comune è possibile evidenziare i casi e le problematiche per quanto riguarda il dissesto idrogeologico di un territorio e quando questo dissesto è dovuto a un'eccessiva antropizzazione del territorio, quindi alla costruzione errata di infrastrutture, di case, eccetera, eccetera. Questo è molto interessante. Per ogni link e per ogni caso d'uso ho messo il link, così potete andare a vederlo con calma. Sempre su questo filone, quindi sul filone territorio open data, abbiamo ad esempio un progetto che si chiama Italia a Fuoco, che è mentre focalizzato sugli incendi, e ci sono diverse mappe, quindi un progetto di più ampio respiro, tra cui questa è la mappa delle news degli incendi, per cui ogni concina che vedete qua a forma di fuoco, cliccata ci dice se c'è stato un incendio, la data dell'incendio. Questi dati sono presi da un progetto europeo che si chiama Copernico, nello specifico il database si chiama EPIS. Per quanto riguarda invece altre applicazioni, ad esempio c'è GeoNue, che è Nordai, che ha fatto tramite GeoNue la sua piattaforma, diverse applicazioni molto interessanti, ad esempio per quanto riguarda Monumenti Aperti, che è una manifestazione molto importante che avviene in Sardegna, hanno creato un'applicazione che a partire da un monumento vede diciamo, la distanza, ci dà una rappresentazione, si chiama isocrona, della distanza di percorrenza, e quindi attraverso i tempi di percorrenza per arrivare al monumento più vicino a quello che abbiamo appena visitato, quindi fare anche un giro magari più intelligente da questo punto di vista. Sempre Nordai porta avanti un progetto molto interessante, molto simpatico, che è la mappa dei lunedì. Loro hanno una pagina attraverso le quali ogni lunedì fanno una piccola sperimentazione su un dataset open data e fanno una mappa interessante. Da lì, secondo me, potete prendere molti spunti su come vengono riutilizzate le mappe in maniera molto semplice, molto veloce, però sicuramente con un impatto. Ecco, volevo dirti anche perché che per il contest non è necessario fare un'applicazione troppo complicata. È interessante anche cercare di mostrare questi dati geografici con la vostra prospettiva, perché ognuno ha una visione delle cose diverse, quindi non abbiate paura, non abbiate la necessità di essere per forza originali. Secondo me l'importante è iniziare a buttare giù qualcosa, a fare delle prove e poi magari sistemare dei particolari e rendere la cosa un po' più propria. Questo appunto, mappe del lunedì, potete trovare molti spunti di questo genere. Poi, ad esempio, invece abbiamo le varie mappe sul GTFS, che è lo standard dei trasporti, che sono dei file che ci danno i dati sulle fermate dei bus, della metro, sulle linee, sui tempi di percorrenza, eccetera, eccetera. Ad esempio, nel sito di Piersoft
trovate un tutorial su come partire da quei dati che la regione tra l'altro ha rilasciato in maniera molto diciamo chiara, sia per quanto riguarda il CTM, sia per quanto riguarda l'ARST, sia per quanto riguarda anche le compagnie private che coprono diciamo, le porzioni di territorio dove non è presente l'ARST. Quindi avete tutti i dati per quanto riguarda i trasporti in Sardegna e in questo link che trovate, trovate un esempio su come sono stati riusati, proprio passo passo. Molto interessante che ad esempio i dati sugli incidenti stradali a Palermo, è stata fatta una mappa sugli incidenti stradali. In questo caso è una mappa che diciamo, analizza sia il profilo spaziale, quindi dove sono stati gli incidenti a Palermo, quali sono le zone con maggiori frequenze di incidenti, eccetera, eccetera, ma anche la visione temporale, quindi quali sono le giornate più a rischio, quindi magari lunedì sera oppure le giornate con la pioggia, eccetera, eccetera. Quindi fare anche un'analisi da diversi, diciamo, da diversi punti di vista e portare avanti questo tipo di analisi. Quindi gli incidenti sono qualcosa di molto interessante, ad esempio. Mentre questa è una mappa che avevamo fatto noi come associazione riguardo alle abitazioni vuote a Cagliari. In questo caso noi non avevamo i dati sulle abitazioni, cioè non avevamo i dati puntuali sulle abitazioni, ma avevamo i dati sul conteggio delle abitazioni per sezione censimento, che sono delle zone molto piccole, molto più piccole di un quartiere. E quindi noi attraverso il conteggio delle abitazioni vuote presenti in queste sezioni, una piccola funzione di geoprocessing che distribuisce questi punti in maniera casuale, abbiamo ottenuto una mappa, diciamo, verosimile di dove sono le abitazioni vuote a Cagliari e dove sono, quali sono i quartieri che presentano più abitazioni vuote, che sono. Potete immaginare il Poetto con le sue seconde case e Castello. Però, appunto, per dire, non è sempre necessario avere il dato puntuale, si può anche ricavare, magari non entrate dalla porta, ma uscite dalla finestra o cose del genere. Gli strumenti, allora, ovviamente per fare tutte queste cose vi servono degli strumenti, io ve ne elenco qualcuno, sono tutti strumenti abbastanza semplici, sono tutti strumenti che hanno una base, diciamo gratuita, per cui potete scaricarli o accedere gratuitamente. Alcuni dopo un certo utilizzo magari più professionale richiedono pagamento, alcuni rimangono sempre gratuiti. In questo caso è Quantum GIS, QGIS, che è un cosiddetto software GIS molto usato, ci permette di caricare i nostri dati geografici e di fare le nostre mappe. Ha dei plugin che ci permettono anche di creare automaticamente queste mappe in formato web e quindi in formato interattivo da inserire nei nostri progetti. È molto potente, ci permette anche di fare delle funzioni di geoprocessing, come ad esempio quella che vi ho spiegato prima. C'è Carto, lo strumento che ha anticipato prima Marcello, è uno strumento online che ci permette di caricare i nostri dati e di rimandare, diciamo, di creare delle mappe in maniera molto semplice, quindi di mappe tematiche, molto semplice, e quindi cercare la visualizzazione migliore o che ci piace di più per i dati che abbiamo caricato. Funziona tutto con un drag and drop, con una serie di clic su delle opzioni, quindi è anche molto semplice e molto divertente giocarci. Sullo stesso filone c'è un altro software molto importante che è Mapbox, che è più, diciamo, per adesso spinge meno sulla parte di geointelligence, ma spinge di più sulla parte di visualizzazione, diciamo, estetica delle mappe. Per quanto riguarda invece la parte più di sviluppo, tutte queste librerie che abbiamo visto, Carto, Mapbox, hanno una parte in JavaScript che si chiama appunto Carto.js e Mapbox.gl.js, che ci permettono di creare delle mappe attraverso appunto la scrittura di codice JavaScript. Per quanto riguarda invece
appunto la scheda di codice JavaScript. Per quanto riguarda invece la base di questo codice JavaScript è un codice open source che si chiama Leaflet, quindi voi attraverso questa libreria Leaflet, avendo diciamo, una base di conoscenza JavaScript neanche tanto elevata, potete iniziare a creare delle mappe interattive con tante opzioni, sono tante opzioni, tanti plugin che ci permette di utilizzare Leaflet. Se invece volete ancora rimanere un po' più sul semplice, c'è un'applicazione molto carina che si chiama UMap, che vi permette di fare e di creare delle mappe tramite un'interfaccia grafica. Anche in questo modo vi permette appunto di disegnare anche delle mappe da zero, quindi magari non avete i dati o volete arricchire dei dati presenti aggiungendo altri punti, altri percorsi, potete farlo. In questo caso noi ad esempio come associazione avevamo fatto una mappa insieme ai ragazzi della scuola primaria di Barumini sui monumenti, sui punti di interesse presenti nel paese, sui percorsi che si potevano fare nel paese. Quindi è abbastanza semplice anche questo strumento. Io diciamo chiudo qua tutta questa carrellata. Ci sono molti strumenti in più, ce ne sono tantissimi. Io vi ho elencato magari quelli principali, forse qualcuno me ne sarà sfuggito, però diciamo, le indicazioni più o meno sono queste. Il mio consiglio, come ho detto prima, non fatevi prendere dal volere fare un qualcosa di troppo impegnativo, a meno che se lo volete fare ovviamente non ve lo vieto, però provate anche solo a giocare e a mandare la vostra proposta al contest, perché in realtà potrebbe essere anche la base per creare qualcosa di più interessante nel tempo. Noi valutiamo anche questo tipo di proposta, quindi anche una bozza di mappa che può diventare un'idea più strutturata. Sì, bella questa cosa, in effetti. Io No, hai concludo. ragione Andrea, grazie mille. E in effetti è giusto, insomma, rilancio su quello che dicevi un attimo fa. Andrea, volevo approfittare della tua presenza solo per un istante perché c'è una domanda di Marco Pisano, che oltre ad essere compagno di liceo di Marcello Verona, è anche la persona che per la regione Sardegna si occupa di mobilità. Quindi il link che ha messo un attimo fa in chat su Sardegna Mobilità vi dà vi dà una visione di tutti i dati esposti su questo tema che credo, chiedo a Marcello e Andrea, possano essere un'ottima base su cui strutturare applicazioni che possono rispondere all'idea del contest, anche perché sono dati esposti dalla regione e in più la mobilità certamente è uno dei temi più interessanti tra questo. Storicamente, insomma, il riuso dei dati aperti ha visto dei trip planner tipo quelli di cui ci parlava Marcello prima, insomma, le applicazioni che ti permettono di sapere dove vuoi andare, quanto tempo ci metti, che fanno base fondamentalmente su informazioni che solo chi propone quei servizi può esporre, quindi in questo caso per forza di cose si parla di pubblica amministrazione, di municipalizzate che fanno trasporto pubblico e che quindi espongono i loro dati. La domanda di Marco per Andrea era più incentrata su OpenStreetMap, che è un tema è centrale rispetto al riuso dei dati pubblici. Considerate che da questo studio che è venuto fuori un po' di tempo fa, fra l'altro fatto da un team di sviluppo italiano, si chiama Open Data 500, le due piattaforme che espongono dati in formato aperto che maggiormente vengono riutilizzati dagli sviluppatori sono proprio OpenStreetMap e Wikipedia, perché sono due dati generati attraverso il contributo degli utenti, rilasciati in formato aperto con dei vincoli su delle clausole sulla possibilità di riuso, che coprono ovviamente una quantità di temi estremamente ampia, coprono dei territori geografici molto vasti con informazioni di dettaglio che delle volte non riescono a essere disponibili neanche su Google Map e quindi diventano un serbatoio importante di dati per fare riuso. Andrea, non so se hai avuto modo di leggere la domanda di Marco, se vuoi. Sì. Sì, allora, in realtà il compito di OpenStreetMap è essere un progetto, scusate, essere un progetto parallelo a progetti open data provenienti dalle pubbliche amministrazioni, parallelo ma soprattutto indipendente. E questo è molto importante, questa divisione. Secondo me diciamo, la piattaforma qua si intende come pubblica amministrazione, no? Questa domanda.
chiede questo, adottare per la condivisione dell'informazione dal punto di vista di una pubblica amministrazione o di un utente? Questo non l'ho capito dalla Suppongo per domanda. un utente. L'utente per forza, l'utente difficilmente potrà andare a modificare delle mappe di una pubblica amministrazione se non dando dei feedback, quindi non ci sono attualmente gli strumenti che permettono agli utenti di andare a modificare i dati della pubblica amministrazione in maniera diretta, ma questo non sarebbe neanche a mio avviso corretto perché comunque le piattaforme tipo OpenStreetMap sono progetti open source consolidati che si basano sulla collaborazione e condivisione, ma anche sulla cosiddetta legge di Linus, cioè che dove gli utenti controllano il lavoro degli altri utenti in maniera orizzontale. Però diciamo, la pubblica amministrazione può rilasciare i dati in formati standard e strutturati in modo che siano facilmente integrabili in piattaforme come OpenStreetMap. E questo sta accadendo, soprattutto in Sardegna è accaduto quando la regione ha rilasciato i dati sulle aree degli edifici, sono stati inseriti subito in OpenStreetMap, stessa cosa con i numeri civici, appena la regione ha rilasciato i dati sui numeri civici in Sardegna, questi dati sono stati importati da degli utenti in OpenStreetMap, per cui noi possiamo utilizzare adesso OpenStreetMap per usare i dati della regione. Quindi ad esempio io utilizzo OpenStreetMap per fare il cosiddetto geocoding, cioè ho un indirizzo e voglio reperire le coordinate di quell'indirizzo in modo tale da rappresentarlo su una mappa. Io questo lo faccio tramite OpenStreetMap perché magari non voglio limitarmi solo alla Sardegna, ma lo voglio fare in tutta Italia. Però sulla Sardegna ho dati più precisi perché la regione ha rilasciato i dati. Stessa cosa, OpenStreetMap può venire usato per correggere i dati della regione. Voi pensate quando la regione ha rilasciato i dati sugli edifici. Ovviamente sono dati che si riferiscono sia ai censimenti, ma anche alle dichiarazioni che il cittadino fa alla pubblica amministrazione. Quindi magari un cittadino dice che la sua casa in campagna è di 40 metri quadri. Però un utente OpenStreetMap può andare a mappare questi elementi sia andando sul campo, quindi a vedere con i propri occhi come questo edificio, ma anche attraverso un ricalco dalle foto satellitari. A me è accaduto tante volte di correggere dei dati di case che sulla carta, quindi sui dati della regione, erano di 40 metri quadri, poi va a vedere che attraverso l'abusivismo queste case diventavano delle ville di 200 metri quadri, quindi io sono andato un po' a aumentare l'area di questo edificio in maniera personale, manuale. Ovviamente, secondo me ognuno deve fare un po' il proprio mestiere, ci possono essere delle convergenze, però forse è meglio che questi due mondi rimangano paralleli per alcuni aspetti. Vai Se Marcia. posso aggiungere, un elemento importante rispetto a questo è la licenza. Alla fine è tutto lì, nel senso, quando la regione dovesse rilasciare un dataset, è probabile che la comunità si metterà a lavorare su questo dataset, ma questo può avvenire soltanto se la licenza lo permette, anche perché stiamo parlando comunque di community molto rigorose da questo punto di vista. La community di OpenStreetMap, come anche quella di Wikipedia, sono molto precise su questi aspetti relativi alle licenze. Quindi, quando viene rilasciato un dataset, la cosa importante è che la licenza permetta il riuso senza limitazioni. Quindi, da questo punto di vista, è lì che al massimo si può creare un blocco. Più che una facilitazione, da questo punto di vista, a volte l'amministrazione deve evitare di creare blocchi, ecco. Già nel momento in cui evita di creare blocchi, le cose spesso già di per sé avvengono, soprattutto con community così vivaci come quella di OpenStreetMap. Per rispondere e rilanciare le due domande che faceva sempre Marco Pisano in chat, assolutamente sì, con CC 4.0 in questo momento è la licenza su cui si può andare più tranquilli, peraltro una licenza internazionale, rilanciandola,
che le cose che dicevamo adesso è probabilmente la licenza che meglio presenta i dati e più ampio riuso possibile possono essere fatti su dati rilasciati con queste licenze. Rilancio anche quello che diceva sempre Marco prima, commentando più o meno in chat quello che diceva Andrea, assolutamente sì, a mio avviso se esiste una comunità di sviluppo che già sta presidiando quel tema, si tratta di dati geografici ma di qualunque altro tipo di dati, dati medici, dati demografici, dati economici, se ci sono delle comunità di sviluppo che in qualche modo assicurano alla pubblica amministrazione che una volta che avrà esposto quei dati, questa comunità avrà riflessi migliori per riprendere queste informazioni e riutilizzarle, cioè, certo una pubblica amministrazione illuminata segue la scia, cerca di esporre dati nei formati che meglio possono essere utilizzati dalle community che sono le perché so, questa cosa penso è forse talmente scontata che delle volte passa in secondo piano, cioè che l'ambizione di qualunque pubblica amministrazione che espone dati in formato aperto è che questi dati vengano riutilizzati, quindi quanto più la pubblica amministrazione può andare incontro, ovviamente c'è una questione di opportunità, di costi, di tempi, di risorse, però quanto più si può andare incontro alla comunità di sviluppo che riusano quei dati, tanto meglio quella pubblica amministrazione avrà svolto il proprio compito. Di collaborare, di consolidare l'infrastruttura informativa pubblica attraverso i dati di quella pubblica amministrazione specifica. Detto questo, io niente, vi saluto. Grazie assai a Marcello Verona, grazie mille a Andrea Zedda che ci hanno fatto compagnia oggi per questo webinar. Vi hanno più o meno raccontato le due categorie che mancavano rispetto al webinar della scorsa settimana. Rilancio quello che dicevo in apertura: l'idea è quella di supportare un percorso di avvicinamento alla conclusione del contest Open Data Sardegna. Noi siamo qui per qualunque cosa su questa pagina informativa del sito della regione e sul sito del contest trovate tutte le informazioni su come raggiungerci. Noi siamo qui, ci aspettiamo numerose le vostre proposte di candidatura al contest. Gianluca Finito, che oggi è in regia qui con noi, mi informa che sulla pagina di Eventi.pa da cui vi siete iscritti trovate già i materiali utilizzati oggi dai relatori e a breve, insomma questo pomeriggio, tardo pomeriggio, troverete anche la registrazione del seminario, nel caso vi andasse di rigirarla a qualche vostro collega che non ha avuto modo di seguire. Grazie a tutti, boh, a questo punto ne approfitto per rilanciare quello che qualcuno diceva in chat, dando buone feste e buone vacanze, se non ci dovessimo sentire o vedere prima. A presto e grazie ancora.